La Motor Valle è sinonimo di velocità, di macchine sportive, di auto da corsa. E i Motor One Days di quest'anno, nella pista di casa, l'autodromo di Modena, sono stati scelti per far vedere al pubblico per la prima volta dal vivo una macchina da corsa che guida da sola, senza pilota. Stiamo parlando di RoboRace, ovvero di una piattaforma tecnologica che sta facendo nascere una nuova categoria di gare automobilistiche, in cui è previsto che le macchine da gara possano guidare senza pilota. E il suo amministratore delegato è Lucas Di Grassi, pilota italo-brasiliano con esperienza in categorie come la Formula 1 o la Formula E e con diverse partecipazioni e podi nella gara regina dell'Endurance, la 24 ore di Le Mans. Ai Motor One Days di Modena abbiamo parlato con lui delle idee che stanno dietro alla RoboRace. Stiamo sorpassando al momento dell'industria automotiva che è molto particolare. Si cambia molto molto veloce. L'ultima volta che abbiamo visto questo, forse quando abbiamo i cavalli e la macchina e tante persone hanno parlato nel tempo, io non voglio macchina, mi piace cavalli, il cavallo è molto più bello, macchina, quella discussione. 20 anni dopo tutti utilizzano macchina, pochissimi cavalli per trasporti. Per piacere è un'altra storia. E qui con veicolo autonomo è una situazione molto simile. Veicolo autonomo sono più sicuri, meno costoso per andare, e con la RoboRace vogliamo rimportare questa tecnologia per il motorsport, per la gara. Pensiamo che con motorsport si può fa le persone capire più veloce che i veicoli autonomi sono sicuri, puoi andare forte senza problema, e anche per la tecnologia si sviluppare più presto. Questa macchina, il DevBot 2, si può guidare autonoma o in pilota, 100% manuale, 100% autonoma o una combinazione del due. È molto molto impressionante, quando c'è una persona dentro la macchina, si ferma la macchina nel pit stop, si va fuori e la macchina va da sola. So, per me questa è la simbiosi, la combinazione perfetta dall'umano e la macchina lavorando insieme. La dimostrazione dei giri in pista senza pilota all'autodromo di Modena è stata la prima occasione in cui la versione più recente di questa auto da corsa con intelligenza artificiale, chiamata DevBot 2.0, ha girato in pubblico davanti alle persone venute in circuito per i Motor One Days. Da questa base verranno sviluppate due stagioni, chiamate Alpha e Beta, che daranno inizio al campionato RoboRace come evento a supporto del Circus della Formula E. L'idea è di avere una decina di vetture in gara che saranno guidate per metà del tempo dai piloti e per metà guideranno da sole, inaugurando un nuovo modo di concepire il motorsport, in cui chi vince è la squadra con il miglior mix tra gestione dell'hardware e del software della macchina, abilità del pilota umano ed efficacia dell'intelligenza artificiale durante le fasi di gara a guida autonoma.